Salone di Ginevra 2013, siamo con Massimo Borio, direttore comunicazione e marketing di Citroën Italia. Massimo, quali sono le novità di Citroën a questo salone? Qui a Ginevra portiamo tutto il dinamismo di Citroën e un'attenzione al cliente. Abbiamo un'offensiva prodotto molto forte perché introduciamo la nuova C3 che rappresenta la continuità di quello che è un modello storico della gamma C ed è un modello più venduto della gamma di Citroën. E la seconda innovazione prodotto, offensivo prodotto, è il Concept Technospace che rappresenta una evoluzione e quello che lascia prefigurare la nuova C4 Picasso che arriverà nei saloni nella seconda parte del 2013. A fianco a questa offensiva prodotto, una vera offensiva tecnologica con l'introduzione della tecnologia Hybrid Air. L'Hybrid Air è una rivoluzione perché è un nuovo concetto di full hybrid dove abbina all'aria compressa una tecnologia che fa parte del DNA di Citroën che è l'idraulica. Per quanto riguarda il prodotto, la novità, la C3, è una C3 nuova che capitalizza i punti di forza dell'attuale C3, quindi un design delle linee arrotondate, dinamiche ed essenziali, la più grande visibilità, la migliore visibilità del segmento e del mercato grazie a questo parabrezza Zenith che è il più grande del mercato e tutta la capacità di utilizzare materiali e dettagli molto curati per il benessere a bordo. La nuova C3 è dotata di una motorizzazione con due motori benzina e tre cilindri, motori PureTech, un 1000 da 62 cavalli e un 1200 da 82 cavalli, quattro motorizzazioni diesel di cui tre dotate del motore EHD col FAP e con lo stop start di seconda generazione, una gamma prezzi che parte da 12.400 euro per arrivare al top a 19.400 con un primo diesel a 15.900. Una gamma motori molto interessante perché le motorizzazioni benzina permettono di risparmiare fino al 25% di emissioni di CO2 e di carburante e avere una potenza di aggiuntiva del 15% rispetto a una motorizzazione tradizionale. Sullo stand avete un prototipo che anticipa la nuova C4 Picasso, una macchina amatissima dalla clientela italiana. Sì, l'offensiva alta che portiamo è questo concept car Technospace che lascia prefigurare l'arrivo della nuova C4 Picasso che è uno dei monovolumi più venduti in Europa e sicuramente anche in Italia. La particolarità di questo concept Technospace è rappresentata dallo stile, dal design che è uno stile totalmente di rottura rispetto agli altri monovolumi e rispetto anche a quella la storia di Citroën perché sarà una rivoluzione. Da qua partirà tutto un nuovo stile di design delle auto di Citroën, ma è un'evoluzione anche come è costruita perché viene utilizzata la piattaforma EMP2 che coniuga sia la parte di tecnologia di una piattaforma di ottimizzazione delle masse con una nuova filosofia. Vuol dire avere una ottimizzazione di emissioni di CO2 con soltanto 98 grammi di CO2, vuol dire avere il bagagliaio più ampio della categoria con oltre 574 litri, ma soprattutto una grande cura e una innovazione tecnologica come lo schermo 12 pollici full touch che controlla tutta l'auto e un sedile passeggero lounge per permettersi di allungare le gambe come i treni o come l'aereo. Quindi un'auto che rivoluzionerà le auto, il segmento e che arriverà in Italia a partire dal secondo semestre 2013. Massimo, grazie, buon salone. Grazie a voi, buon proseguimento.